Un omaggio al passato da non disperdere, una rivendicazione del valore della cultura classica. Oggi gli studenti del liceo Melchiorre Gioia si sono alzati dai banchi scolastici e hanno raccontato ai cittadini canti omerici dell'Odissea, facendo tappe in alcuni luoghi inediti di Piacenza. Dalle performance teatrali alle letture pubbliche, talvolta accompagnate dalle note dell'orchestra d'istituto, il viaggio epico di Ulisse è stato rivissuto a 360 gradi, attraverso una maratona incentrata sui primi 12 canti del poema. Abbiamo cominciato alle 10 del mattino con una apertura della lettura del proemio in italiano e in greco. Grazie alla collega Bolla, una collega in pensione che è una nostra amica, nonché una colonna portante di questo istituto per tanto tempo. E l'altro lettore era il dirigente scolastico Mario Magnelli. L'iniziativa rientra nella Notte Nazionale del Liceo Classico, durante la quale 433 licei italiani hanno dato contemporaneamente prova dello stato di salute della cultura greco-romana. Lo scopo della Notte del Liceo Classico è di condividere a livello nazionale, quindi un impegno notevole, un onore, o un onere sicuramente un onore, proprio il messaggio della classicità. La classicità che dà comunque stimoli per l'attualità. Ecco, e perché proprio Ulisse? Quale legame ha anche con l'attualità? Allora, quest'anno abbiamo deciso appunto di rappresentare l'Odissea, i vari canti dell'Odissea, ed in particolare concentrarci appunto sulla figura di Ulisse, che si reca, diciamo, praticamente in ogni località del Mediterraneo cercando di tornare a casa, come tante persone, tornare a casa oppure trovare una casa migliore. Quindi diciamo che può essere anche ripreso molto nell'attualità, appunto magari nei temi dell'immigrazione, ma anche temi, non so, magari della fuga dei cervelli, eccetera.